La situazione è simile a quella degli altri paesi del circondario della provincia, quindi con fenomeni di liti soprattutto nei posti nevralgici della città, e questo va a nocumento della sicurezza dei nostri cittadini. Io da quando mi sono insediato ho attivato un tavolo, diciamo, quasi fisso con le forze dell'ordine locali, quindi con la locale stazione carabinieri, chiedendo un maggior numero di controlli e tutta una serie di attività che abbiamo posto in essere e che vedranno in questi giorni, d'accordo con il comando di compagnia dei carabinieri di Mazara del Vallo, con la locale stazione di polizia, con la polizia locale, diciamo, degli interventi di controllo nel territorio che effettivamente si sono mantenuti in questo periodo. Ma la presenza degli extracomunitari nella città è molto, diciamo, più evidente, e questo provoca tra di loro soprattutto delle continue liti nei punti della città più importanti come Piazza Libertà, e questo, devo dire, non è ammissibile, soprattutto per la sicurezza dei nostri cittadini. Avete contributi per la realizzazione di alloggi o quant'altro per accogliere la Sì, manodopera? abbiamo ricevuto un finanziamento di circa 2 milioni di euro per la realizzazione di alloggi e di un recupero, diciamo, di una parte del centro storico, di alloggi destinati ai lavoratori stagionali. Però di questa procedura ancora è in corso con il Ministero e abbiamo un'interlocuzione, per cui aspettiamo, diciamo, o il decreto o come muoversi. Come sa, la burocrazia certe volte è faragginosa.